Benvenuti su Canale PG Passione Games, siamo rimasti qui, io sono rimasto qui, ho aspettato. Martedì eravamo, diciamo, ci siamo lasciati questa videata, vi avevo detto che avrei fatto una partita, invece no, il debutto lo voglio fare con voi, poi magari il prossimo video che sarà domenica, non perdetelo, saremo un po' più avanti con la divisione, anche se no diventa tutto un problema. Quindi debutto in divisione 9, si riparte con la fase 1-4. Durerà fino all'8 di dicembre, quindi c'è un mesetto. Questo mesetto cercheremo di andare il più in là possibile. Contemporaneamente cercherò in qualche modo di fare qualche partita con voi, amici del canale, e sempre su Serie X, cioè su Xbox Serie X o Serie S, se potete fare, perché sapete che ancora non ci dovrebbe essere ancora i cosplay. È stata fatta la settimana scorsa settimana scorsa, è stato fatto lunedì, oggi è giovedì, un aggiornamento. A mio avviso qualcosa è migliorato, cioè un minimo è migliorato il gameplay. Andiamo a vedere se dal punto di vista del campionato siamo sempre. Allora, avevo detto che avrei cambiato squadra e me lo sono scordato, me lo sono dimenticato. Dovete assolutamente, diciamo, perdonarmi. Vediamo se magari questo mese rimane col Milan, poi il prossimo faremo qualcosa. Tanto, ovviamente, tanti hanno ricominciato, quindi ci sarà, infatti, squadre di un certo tipo. Quindi può darsi che si prenda anche qualche storcio di collo. Ma insomma, la squadra non ce l'abbiamo, ci si diverte. Bellissimo, si comincia proprio contro il Napoli, a San Siro. A me preferivo essere a Napoli. Giochiamo con la nostra maglia, ovviamente. Allora, andiamoci a vedere. Noi ci abbiamo, ai ai ai, Barabba. Allora, io direi, mettiamo lui qui. E qui ci abbiamo qualche problemino. Maremma. Poi qui si cambia. Si mette lui. E facciamo così, guarda. Mettiamoci il barellone. Mettiamo di qua. Quindi si gioca con Barella che doveva fare il Kanté. Perché il Kanté in quella posizione. Non è. E Cristiano Ronaldo si rilascia in campo. Poi magari nel secondo tempo vediamo cosa si può fare. Eder Militao si mette al posto di Rudiger. A Psikulitan. Poi qui ci abbiamo terzino sinistro. Questi lasciamo tutti così. Mi dispiace che il buon Kiriam sia il burro. Di qua. Allora, noi abbiamo Edison Cavani di punta. Bergus e Sterling sono gli esterni. Lo spettinato Sané che è un altro. Lui gioca con centrocampo un po' deboluccio. E nella difesa 3 su eFootball, ragazzi, è pericolosissima. Quindi vediamo come gioca questo ragazzo con Mister Celso Conceição. E quindi vediamo, perché secondo me con la difesa a 3, intanto ragazzi, io direi di accendere anche un'altra luce. Vediamo un po' come si vede, sì. Tutti a... Oh, bruttissima, sembra di essere nella nebbia. Via, via, via la luce, via, 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 via. Sembrava essere nella nebbia. Maremma maga. Brutta, 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 brutta. Mai nella partita. Devi fare prima le prove, lo so, lo so che lo sai. Vai, Ciccio, gioca, vai. Cristiano gli si ridà un po' di fiducia a questo ragazzuolo. Hanno sempre bisogno. Eccoci. Bravo, Barone. Barellone. È adornato da cima a fondo con i colori rossoneri. Cristiano Ronaldo! Subito Cristiano Ronaldo, subito mette la zampa vincente. È sempre lui, non gli si dà fiducia e lui ci ricambia con un gol. Ragazzi, Cristiano è sempre Cristiano. Anche se in questo eFootball ha incominciato l'MLM, chip e chop, ma è stato il mio primo acquisto. È un giocatore che non gioca tutta la partita, quindi nel secondo tempo si metterà qualcun altro. Anche se oggettivamente. Vantaggio, un pessimo inizio. Sotto, ciccio. Palla in avanti verso il compagno. Palla Eccoci. interessante, in verticale. No, mamma mia, lui. Poi, che difesa. L'azione personale viene interrotta da una difesa molto attenta. Però, se sta dietro. Va alla ricerca di un compagno davanti. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. C'è Messi? Supera il diretto avversario. Cerca lo spunto.
si libera con classe. Sant'Orciglia con classe. Oi. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Cristiano Ronaldo, ecco Verratti. Cristiano Ronaldo, occhio al tiro. Dio benedetto, cioè mancava poco per fare la doppietta. Ragazzi, però mi diverte perché noi siamo controppati veloci. Effettivamente, quando si riparte con quei tre davanti, si sfarina il, diciamo, il. Non so cosa si sfarina. Non so. Mettetelo nei commenti. Si sfarina, qualcosa si sfarina. Però vedo che è un po' sottotono il buon. Provano a partire in velocità. Quando vedete. Madonna, ragazzi, de. Una giocata in avanti. La mette sul piano fisico e riconquista la palla. No, Cristiano. Non è Cristiano, quello lì è Leva, Lewandowskus. Piede favorevolissimo. Cristiano Ronaldo. Poi ragazzi, l'hanno sfarinato. Sì, ma non si può. Sempre farina, sempre farina. Poi oggi bisogna fare a fare un qualcosa di farina. Barella. Dio benedetto il signore. Palla filtrante per Cristiano Ronaldo. Origio, peccato però. Ma chi era lui? Ah, boh, Sergio Ramos. Ma dove è arrivata la fine? Sì, effettivamente. Cristiano Ronaldo è preso dalla foga, dice un gioco mai, un gioco più, non mi fa giocare tutte le partite. Dice sì, sì. Andiamo, dai Ciccio. Buono. Peccato. Boia. Upamecano, ragazzi, io... Il prossimo addio de. Bravo. Palla lunga. Lewandowski. Grandissima lettura. No, Lewandowski, ragazzi, oggi è da panchina, via. Ottima scelta di tempo. Arriva Cristiano Ronaldo. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Quantomeno, quanto? Verratti, Cristiano Ronaldo, Messi. No, cosa ha fatto Cristiano Ronaldo in movimento? Questo ragazzo ce lo fa rivedere, sì, ce lo fa rivedere, meno male, perché li garba anche a lui. Ah, manna, ragazzi, brutta assassina. E Milan. Sciasciolo. Modric. Tutto. Aio. Addio de. C'è ciuffone lì. Ha spazio per affondare. La mette in mezzo. Messi oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist man. La mette in avanti. Lewandowski. Se ne va. No, ha fatto una bella cosa. Riconquista la palla. Aveva fatto una bella cosa. Super sotto. Vai. Ragazzi, de qui. Poteva diventare insidiosa. Messi. Ecco Lewandowski. Ah, peccato, de. Anticipa l'avversario. Cos'è? Con lo stinco. Prova a giocarla in profondità. Vede lo scatto e cerca la profondità. Rientra. Apertura. E passa. Mamma mia. Che uscita. C'è la palla lunga in avanti. Lewandowski. Pallone che poteva diventare pericoloso. Ma cava Lewandowski. Mi spiace Ciccio, ma alcune volte ci tappi sempre. Lewandowski. Boh. Sei immolato. Pressing molto fisico ma regolare per l'arbitro. Palla recuperata. Ecco Sané. Cristiano Ronaldo. Ah! Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Ma
Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva. Boia. Grande spessore. Cristiano Ronaldo non ce la fa più. Tempo che finisce qui. Allora, io c'è da decidere se tolgo Cristiano Ronaldo e metto a Haaland oppure sposto come punta, perché due, diciamo, tronchi davanti. Oddio. Un ottimo movimento senza palla. I passaggi sono precisi. Allora, è un po', eh. No, ce la fa. Allora, facciamo così, dai. Vediamo lui. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. E poi io direi, vediamo anche lui e facciamo giù altri quartisti. Vai. Ragazzi, squadra, io ho l'imbarazzo della scelta. L'imbarazzo della scelta è che substitution for Milan. Robert Lewandowski. Si parte. Robert Lewandowski. Eccoci, il bimbo minchia in tavola. Adesso ci mancava il bimbo minchia, e speriamo divertente. Non fargli fare dialoghi lui. Neymar. Hanno aumentato i giri del motore, Luca, guarda come pressano. Sì, Fabio, l'intensità del pressing è cresciuta tantissimo. Stanno provando ad aggredire gli avversari. Ecco il tiro! Finalizzazione. No, ragazzi, non ci doveva essere lui lì, ci doveva essere Cristiano Ronaldo. Ma forse non ci doveva essere Verratti. Vabbè, però un'occasione comunque sprecata. Ma vedo che Cristiano è anche in forma, eh? Mamma. Ecco Verratti. Barella. Barellone. Magistrale. Barella ce la fa più. Riceve. Fa avatar cogliones. Occhio, può andare. Intervento di Cristiano molto solido qui. Non si sono fatti superare dal suo estro. Barella. Cristiano Ronaldo. Grandissima lettura, riconquista. Mamma mia, te. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Ma chi è quello lì che è cascato? Errore qui, pallone sprecato. Neymar. Cerca il tiro. E si è fatto male. Pure il difensore si è fatto male. Dio, buono, ne l'ha anticipato bene. E trova bene il compagno. Attenzione, Cavani. Reazione del portiere. Errore che no. Ma come si fa? Come si fa? Bravo. No. Arriva Cavani. Sterling se ne va. C'è mio lo Zoppoli, te l'ho già detto. Esattamente questo è l'approccio che devono adottare se vogliono provare a riaprire la partita. Bravo, che lancio! Sarebbe inutile. Colpisce! No! Ma che lancio gli ha fatto? No, non ci credo. Neymar gli ha fatto un lancio. Ce la fa rivedere, ragazzi. Finalizzazione. Ce lo fa. No, ma ha fatto un lancio strepitoso. C'è movimento in area, vediamo che soluzione cercherà ora. Come no, è angolo. Spingono subito verso la metà coppa avversaria. Ad attaccare così si ha fatto un lancio strepitoso. Azpilicueta prevale, recupera palla. Dio benedetto. Addio. Che leggerezza, Deon Cavani. Mamma, cosa ha preso? Nostra. Sul fondo, sì. Bravo portiere, che portiere, ragazzi. Ci ha salvato. Ah, faccio l'angolo. Ci ha salvato il risultato. Cavani! E il portiere ci mette una pezza. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Attaccare con troppa foga a volte può condurre a un capovolgimento di fronte. Palla filtrante per Cristiano. Attenta alla conclusione. Madonna, ragazzi, dei conti solo in difesa. Ma è fallo. Non fischia nulla questo arbitro qui. Sapevo. L'avversario si è fatto trovare. Calcio di punizione. Ah, questo l'ha fischiato. Non fischia nulla, non fischia. Erano due, fallo di due. Fallo di confusione. Barellone lì che l'ha leggermente toccato. Ma leggermente.
Tutto assassino. Vediamo un po' chi c'è al burro, al barellone e al burro. Allora, io metterei Renatone, vai. E poi anche Cantè, vai. Vai. Così si fa giocare un po' il centrocampo un po' nuovo. Casemiro si sta comportando decisamente molto molto bene, quindi è divertente, molto divertente, molto divertente. L'energia proveniente da bordo campo, chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Coming on the field, number 14, Renato Sanchez, number 3. Ah. Si riprenderà con una rimessa laterale. Arriva Mertens, da lì può segnare, può tentare la conclusione. Sono andati veramente vicini al pareggio. Beh, tutti possono sbagliare. Ma che vicini, ma che dice? Si è fatto sopraffare dalla tensione. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. Holland, Cristiano Ronaldo. Fa sfoggio della sua tecnica. Cerca di sfondare sulla corsia di sinistra. Ottimo passaggio, deve tirare. Guarda, il loro atteggiamento spregiudicato è ammirevole, ma forse farebbero bene a difendere. No! Abbacci, eh! Uè. Sulla sinistra. E c'è una palla filtrante. Boia. Sterling. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo. Devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Cerca l'uomo là davanti. Neymar. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. Io buono. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Sono 12. Gran prova di forza. Chance per tutti. Oh no! Che errore! Io benedetto, quanti errori, quanti errori. Però bella partita, ragazzi, bella partita. Altrimenti si possono iniziare a demoralizzare. Tra due, ovviamente, tra due modesti player, molto modesti. Però temporeggiando troppo, hanno bisogno di guadagnare campo. Modric, la gioca in profondità. Arriva Cavani. Cristiano Ronaldo. Ah, finita. Abbiamo vinto. Prima vittoria. Questa divisione è molto dura. Molto dura. Questo è bastato a vincere la partita. Chi lo so, però. Insomma. Questa vittoria nel primo tempo. Che ha fatto? 8 tiri, di cui 3 in porta. Lui 4 tiri. Vabbè, dai, abbiamo vinto. Ragazzi, io direi di chiudere qui questo video. Ora, ovviamente, domenica. È stato un grande piacere. Saremo un po' più avanti, ve lo dico di già. Non ripartiremo da qui. Faremo. Io spero di vincere la Caparia dopo, quindi magari saremo una partita più avanti. Comunque, se vi è piaciuto il video, come sempre, mettete un like. Io vi aspetto domenica, sempre su questo canale, sempre con un appuntamento con Football.